Parte il numero 12, molto forte, sempre in difficoltà la ricezione di Milano. Mergareco riesce a tenerla in gioco. Ishikawa attacca! Mamma Ma mia! Ma che cosa hanno fatto Mergareco e Ishikawa? Mamma mia, bravo Ishikawa, questa è la mentalità dell'attaccante. Ci vuole coraggio e la fortuna aiuta gli audaci. Gran colpo. 3-5, Agustin Loser che cerca di servire forte, Mara riceve bene, poi il primo tempo di Galassi, Ishikawa recupera, nuova occasione Monza, no. Si sceglie Schwark, la difesa di Porro, poi Ishikawa col gran recupero, rischia anche di farsi mamma male. Mamma mia, Yuki Ishikawa cosa... Poi Galassi non chiude, Porro sceglie Ishikawa, la palla passa ed esplode l'Allianz Cloud. Applaudo anch'io Lorenzo. Ishikawa ha fatto una cosa incredibile, rischiando tra l'altro anche di farsi male perché è andato in tuffo. Guarda, lo andiamo a rivedere, guarda dove è finito. Sì, 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 sì. Uscendo no, addirittura dal Taraflex e poi la pipe. E poi Porro gli ha... Trovando un punto eccezionale. Più attenzione però perché rimangono a terra Ishikawa e Pesaresi mentre attacca Trento che chiude il punto, anzi no perché anche Patry va a recuperare. Ishikawa! Mani fuori! Ma che cosa sta succedendo in questo palazzetto su questo Taraflex? Ishikawa che era rimasto a terra sembrava addirittura infortunato e invece decide di attaccare questo pallone che Patry è andato a recuperare e trova, cerca la destra di Ebadipur, pallone scomodo, Bonacchi per Ishikawa, gioca sulle mani, pallone in mezzo campo di Perugia, Giannelli una magia per Leon che spinge, Pesaresi che si allunga, l'ultimo a mollare, ancora si può rigiocare, la 7 spinta la difesa di Milano, un po' di confusione, pallone ancora vivo, Ishikawa la ributta lì, l'appoggio di Plotinski per Giannelli che cerca ancora una volta la pipe sul muro, Herrera che si allunga, dietro incredibile, Plotinski per Leon sulle mani del muro, pallone vivo, Pilo Nastro incredibile, fribolla Milano, Bonacchi per Ishikawa, uno contro uno, Ishikawa la mette a terra, ma una grande azione, forse un po' confusa, ma una grande azione. Un po' confusa perché ci sono stati un po' di tocchi sporchi, anche un po' causati dalla rete in questa azione, però bellissima la conclusione di Ishikawa, in diagonale strettissimo, molto potente. Ishikawa deve trovare ritmo, però fatica perché non riesce a essere coinvolto con continuità. Paolo Porro. Servire forte da Plotinski, ricezione che si sposta verso posto 2, Giannelli apre per Leon in 4, può solo piazzare di là, Mergareco con l'appoggio per Porro, spinge forte per Ishikawa, una bordata, esulta, coach piazza, grande azione di Milano. Esagera un po' in questo caso Giannelli, un pallone che era praticamente fuori dal seggiolone dell'arbitro, cerca di ribaltarlo in posto 4, forse non era così. Wilfredo Leon Venero spinge subito Nastro, Pesaresi ci arriva in tuffo, la pipe di Ishikawa, qui bravo Porro. Bravissimo Porro che con la coda dell'occhio ha visto che Solé saltava sul primo tempo e ha servito benissimo Ishikawa, gran bel punto. 2-2. E il pubblico si esalta. E Plotinski lo ha ripagato. Russo, tutta quasi spin, Pesaresi tiene, Porro per Ishikawa, incrocia sulla diagonale, Yuki Ishikawa lungo il posto 5. Molto bella anche la velocità della palla di Milano su Ishikawa in posto 4, veramente rapidissima, lui è esplosivo, salta. La Barton, Melgareco, serve forte su Plotinski, ricezione ancora difettosa, pallone per Milano, Porro innesca subito Ishikawa, il sorpasso, Milano, firmato, Ishikawa. Guarda la concretezza di Porro, mi piace molto questo perché ogni volta che ha una fribolo, comunque ha una palla importante di contrattacco, si affida agli attaccanti più produttivi che ha in quel momento. In questo caso Ishikawa aveva anche, diciamo, un po' questo proprio. Porro, Nastro che non inganna però Andreopoulos, poi si cerca la Wanni Murato questa volta in campo. Da chi? Da Ishikawa. Stavolta Ishikawa è rimasto un po' più frontale al proprio uomo, al proprio attaccante. Si è preparato bene, gli ha chiuso proprio la porta in faccia. Al servizio sempre Matteo Piano, la palla del set, adesso ce l'ha l'Allianz. Il suo flottante ricevuto da Antonov, cercato di nuovo Antonov, di nuovo la difesa di Ebadipur. La deve alzare lo Ser, Ishikawa senza paura! Yuki Ishikawa,
Milano ribalta la situazione e si può... Parte il servizio di Marco Vitelli, la via, Sbertoli per Der, in due tempi, poi il muro di Trento, ancora Milano, con Ishikawa, passa il muro, Kazinski un po' in ritardo, direttamente nella metà campo di Milano, ancora Ishikawa, il sorpasso, 15-14 ora Milano. Situazione un po' confusa, con palla che ballontola esattamente su una sola rete, time out di Lorenzetti. Ha visto fumare. A servizio c'è Marco Podrascianin, raccoglie Mergarejo. Palla per Patrì, il muro di Trento che tocca, poi c'è Podrascianin, mettere in gioco Sbertoli, vince il contrasto a rete. Milano, Ishikawa sul muro di Trento, ancora Milano, va ancora Ishikawa, questa volta è imprendibile. Bravo Ishikawa, paziente per giocare sul muro con calma, senza preoccupazione, e poi cogliere l'occasione. Questa è anche una bella autocopertura di Ishikawa, l'ultimo attacco dove c'è spazio sulla lungolinea. Parte il bulgaro, ancora Nastro e Badipur. Porro sceglie Ishikawa da manuale. Un fulmine questo attacco di Ishikawa. Un braccio velocissimo. Porro lo sa, lo serve alla perfezione. Muro a uno di Sbertoli, è il muro più... Eccezione, nonostante prima abbia fatto fatica, Piacenza. Leal, Brizard per Lucarelli, fermato dal muro di Ishikawa che poi cade male, attenzione, ha mutolito il palabanca, attenzione, vediamo se tutto il palabanca applaude Ishikawa, lo rivediamo qua, c'è stato uno scontro, è caduto sul piede di Lucarelli, ma poi male a corpo. Trovarsi pronta. Ishikawa picchia forte. Oh! Oh! Col mirino è andato a colpire in zona 5. Un grandissimo ace del giapponese Yuki Ishikawa. Eccolo qua. Mamma mia. Lui è un po' il francese. Pronto al servizio. Va il cubano, lo riceve in gappette. Salsi sceglie Sala, poi la tiene. Viva Porro. Pesaresi, Ishikawa, muro a due che lo ferma, Salsi appoggia per Rossini, cercato Ngapet, forte Ngapet, murato in campo dopo lo sfogo di Modena, adesso è Milano a rialzare la testa. Altro break, Lorenzo, vedi quando Ngapet decidi di attaccare forte e il muro di Milano è compatto, basso e invadente, lo murano, non riesce a passare, non riesce. Precisamente sulla riga di fondo, ancora un break per Milano che si porta avanti di tre punti. Buonissima ancora un'altra battuta di Mengarejo, riceve Petric che viene servito da Finoli, Ishikawa ci prova piano, murata di Ishikawa su Pinali, e questa murata potrebbe essere quasi una sentenza su questo match, perché Milano si porta a più 4, 18-14 quando siamo ormai nelle fasi conclusive. Time out. Ancora una volta Ishikawa raccoglie il pallone, Porro glielo restituisce e arriva il punto numero 3 per l'ex di Cisterna, 12-10. È chiaro che Cieve Pesaresi, Porro alta ancora su Patrì, sembra sempre molto sull'opposto sta giocando Porro, il pallonetto di Antonov non va ancora, Patrì attacca, Rizzo difende, Gargiulo, Lepchi, c'è Pesaresi, Porro chiama, palla Ishikawa e trova l'incrocio. Eh sì, qui Antonov, Lepchi scusate, non è riuscito a sfruttare questo contrattacco, brava comunque assolutamente come sempre la difesa dei Lombardi, molto reattiva, molto attenta. Che invece siamo su 17-14, questi piccoli errori stanno pesando per Milano.
Porro cerca Ishikawa. Bellissima. Su cosa arriva Giannelli. Poi Semenyuk per Rifischi che possono appoggiare di là. Porro Ishikawa stavolta non sbaglia. Sponda il muro. C'era stata una bella difesa di Semenyuk. Una bella azione. Ancora un'altra bella azione di questa partita. Che si sta regalando veramente bellissime azioni nelle fasi di contrattacco, azioni lunghe, difese.